Ben ritrovati ad una nuova puntata di Patrimonio Italiano Show, l'unico TG degli italiani all'estero, nel virtual studio remote, oltre a me, Luigi Liberti, anche Mike J. Pilla e Francesca Di Matteo. Benvenuta Francesca e grazie di aver accettato il nostro invito. Ma grazie a te, grazie a voi ovviamente. Francesca, oltre a essere una collega e una cara amica di Patrimonio Italiano TV, vive a New York, dove ha fondato Strategica Communication. Ce ne parli un po', Fra? Sì, Mike, esatto. Allora, sono venuta qui a New York quasi 5 anni fa, insieme a quello che era appunto il mio fidanzato, poi è diventato mio marito, e sono venuta qui a New York perché adoravo e adoro tuttora la Big Apple, come appunto non amarla. Ho continuato a fare il mio lavoro da giornalista, come ben sapete sono ex volto di Mediaset, quindi di TGcom24, reporter per quanto riguarda tutto ciò che era che è giornalismo investigativo, e sono arrivata qui a New York, ho continuato nel mio settore con soprattutto giornali, televisioni, emittenti nazionali e internazionali. Poco prima della pandemia ho fondato Strategica Communication, una società di comunicazione che fa da ponte proprio tra l'Italia e l'America. Di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di promuovere tutto ciò che è il sistema Italia, tutto ciò che è quindi Italia, quindi sia brand italiani che vogliono essere sul territorio americano, e quindi noi li promuoviamo, li accompagniamo in tutta la loro fase di arrivo e poi di promozione, integrazione anche sul mercato, un mercato molto complesso quello americano, e promuoviamo anche però i singoli artisti, le singole persone, le startup, ne sono tantissime, insomma noi diamo un supporto a 360 gradi a tutti coloro che vogliono promuovere l'Italia qui negli Stati Uniti.